al segno dei pesci, benvenuti e bentornati sul canale Tarocchi Polveri di Stelle. Aspettate un secondino solo che accendo un incenso, che l'ho finito. Ho comprato tanti incensini nuovi che poi magari vi farò vedere. E sono uno più buono dell'altro, li sto provando tutti. Mi piacciono molto. Accendiamo con l'accendino, anche se andrebbe fatto con il cerino, ok, o fiammifero, dipende da come lo chiamate nel vostro dialetto. E andiamo a vedere che energie caratterizzano il segno dei pesci in questa seconda metà di giugno. Seconda metà di giugno per il segno dei pesci. Seconda metà di giugno per il segno dei pesci. Seconda metà di giugno, che energie caratterizza il segno dei pesci? Segno dei pesci, seconda metà di giugno, che energie vi caratterizzano? Vediamo, eh. Il mutamento e il silenzio. Allora, qui avete bisogno un attimino di pace, tranquillità. C'è tutto un cambiamento in atto. Può essere a livello sentimentale, a livello emotivo, a livello fisico, a livello lavorativo, a livello di abitazione. Questa è volata, ma la raccogliamo perché, come dicevo agli altri segni, quando vi racconto delle energie non ho ancora posto la domanda ai tarocchi, le mescolo solamente per abitudine, per mescolarle bene. Quindi vi dicevo che qua c'è dei cambiamenti in atto, ci sono proprio delle cose che vengono proprio in mutamento. A me dà proprio l'idea di proprio riniziare tutto da zero. Con questa carta del silenzio, secondo me, voi qui avete bisogno un attimo di tranquillità. Avete bisogno proprio di riconnettervi un attimo, avete bisogno di di non ascoltare ciò che vi viene detto dal mondo esterno. Questa è la sensazione che mi danno queste due carte insieme. Quindi, vediamo adesso che cosa dicono i tarocchi. Allora, pesci, seconda metà di giugno. Pesci nella seconda metà di giugno. Pesci nella seconda metà di giugno. Pesci nella seconda metà di giugno. Pesci in questa seconda metà di giugno. Pesci seconda metà di giugno. Qui abbiamo dei rimpianti, abbiamo dei rimorsi, probabilmente nei confronti di qualcuno in particolare. Qui noi ci siamo creati e stiamo creando dei conflitti sia interni che esterni a causa comunque di un comportamento non poco corretto. Siamo stati un po', secondo me, scorretti nei confronti di qualcuno. Andiamo avanti. Qui ci sono delle decisioni da prendere, delle notizie che stanno arrivando. Qua comunque voi vi state riconnettendo, vi state riequilibrando. Avete questa forma di attaccamento, scusate, di controllo nei confronti di un qualcosa o un qualcuno che ci ha procurato comunque della sofferenza. Stiamo lasciando le illusioni da parte, abbiamo quasi paura di chiudere un ciclo.
La cosa buona è che comunque noi fondamentalmente una forma di equilibrio l'abbiamo trovata. Qui la cosa che mi lascia proprio un po' lì è questo, partendo da questo rimpianto, da questo rimorso che si ha proprio per un comportamento scorretto, ma stiamo cercando di rimettere insieme le cose, quindi qui siamo un po' annoiati nei confronti della vita, anche se comunque, ripeto, c'è proprio il giusto equilibrio nel dare e avere. Io non capisco onestamente perché questa noia. Il segno del pesce comunque potrebbe vedere il numero 2 ripetuto parecchie volte. 2, 2, 22, 22, 222. Noi siamo, il segno dei pesci è un segno che comunque avrà dei nuovi inizi a livello nuovi inizi di pensiero, nuovi inizi di passione, che ripeto, non sono necessariamente in un rapporto di coppia, ok? Possono anche essere degli inizi, scusate, ho spostato una sedia. Degli inizi a livello lavorativo, qua abbiamo parlato di un mutamento totale. Qui ci sono proprio questi inizi che ci rendono soddisfatti, quindi probabilmente stiamo cambiando un qualcosa a livello lavorativo, a livello di casa, a livello interiore, a livello di pensiero, che ci sta portando comunque a uno stato di vittoria. Ma non cerchiamo di non avere cose degli inizi che, come se, debbano essere cose proiettate sull'oggi e non sul domani. Non so se mi sono spiegata. Non stiamo buttando, secondo me, dei semi per un qualcosa di futuro. Non vogliamo nulla di radicato in questo momento. Stiamo abbassando un po' le difese. Ci troveremo davanti a delle scelte. Comunque le cose procedono come devono, portando comunque sia, io ve lo dicevo già prima, siete delle persone molto equilibrate in questo momento. Qui tolto quegli errori che io ho visto all'inizio, qua noi stiamo proprio entrando in una fase buona, di forza, di proprio di benessere, di amore, di passione. La cosa che, ripeto, mi fa un po' strano è quest'asso di denari al contrario, che è come se i vostri pensieri, i vostri nuovi inizi, che non è una cosa sbagliata, non abbiano una progettualità futura. È come se vi vedessi vivere molto la giornata in questo momento. Dicevamo che comunque le cose stanno andando per il verso migliore, voi siete nel vostro pieno potere, voi siete delle persone forti, delle persone passionali, delle persone che hanno molto amore da dare, delle persone comunque in questo momento, e vi sto facendo venire il mal di mare. Delle persone molto, vi dicevo, in questo momento e molto equilibrate, e qui potrebbe anche esserci per alcuni e non per tutti un ritorno dal passato. Direi del tutto inaspettato. Probabilmente una persona, quindi questo vi ripeto, vale per alcuni e non per tutti. Una persona con cui abbiamo avuto un rapporto importante, un rapporto di lunga data, un rapporto
rapporto o il primo amore, mi verrebbe da dire qua. Quindi un qualcosa che comunque nel nostri, che una persona che ha una un'importanza nei nostri pensieri molto alta, per quello che ho detto anche il primo amore, perché potrebbe essere stata una storia da 0 a 0, ma comunque è stato il primo amore e di conseguenza la sua importanza. Qua ve l'ho detto, a me l'unica cosa che non è piaciuta questa iniziale, che vedo comunque aver creato discussioni sia a livello esterno, quindi con altre persone, che a livello interiore, dove si hanno per fortuna dei rimpianti, dei rimorsi per queste azioni. La cosa buona è che siete proprio in un equilibrio perfetto, avete delle decisioni da dover prendere. Anche in maniera molto repentina. Vi dicevo che comunque questi nuovi inizi a livello lavorativo, a livello di relazione, a livello d'amicizia, a livello di studio ci saranno. Vi dicevo che vi daranno proprio un senso di soddisfazione personale molto alto, proprio vi sentirete vittoriosi nei confronti della vita, del quale comunque vi siete sentiti, avete passato anche un periodo dove ne siete stati annoiati da questa vita. L'avete vista un po' con una forma di attesa, l'avete vissuta con una forma un po' di malinconia, un po' di in questo senso. Siete delle persone forti, equilibrate. E per alcuni non escludo un ritorno del passato, dove questa persona è stata una persona importante nella vostra vita. Potrebbe anche essere un primo lavoro che voi avete fatto, che ricordate in maniera molto, quindi non solamente a livello di relazione, ma proprio a livello anche di lavoro. Potreste avere notizie da un posto di lavoro dove comunque c'è stato un rapporto lavorativo importante. Poteva essere il primo lavoro, il lavoro più lungo che avete fatto, quello che vi è piaciuto di più. Comunque c'è un legame particolare con questo lavoro, o questa persona, che secondo me è prossimo a ribussare alla vostra porta. Fatemi sapere se vi siete ritrovati, lasciatemi un like, un commento e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. E se volete vedere le vostre situazioni in maniera un po' più approfondita, scrivetemi a tarocchipolveredistelle@gmail.com. Con questo è tutto, ci vediamo con il segno dei pesci nel prossimo video. Ciao ciao!